Opposizione all'attacco questa sera in Consiglio Comunale, dove verrà messa in discussione la carica di Presidente dell'Assemblea di Maria Chiara Campodoni, eletta il 13 febbraio scorso dopo le dimissioni di Luca De Tollis. Al termine di una seduta attesa e molto chiacchierata che rischiò di spaccare la maggioranza. Sarà un banco di prova per la forza di governo dopo l'esito infelice del voto del 4 marzo scorso e dopo gli scricchiolii delle ultime settimane. Frequenti in questi giorni si sono rincorse voci di frizione all'interno del Partito Democratico e fra Partito Democratico e Insieme per Cambiare a causa della sconfitta alle urne. Voci di possibili divorzi, di cambi di giunta o di ridistribuzione delle cariche all'interno dell'amministrazione. Voci che vedevano il PD sotto attacco dopo essere apparso estremamente debole. Voci rientrate e smentite a gran forza dall'amministrazione. Smentite che questa sera avranno l'occasione di dimostrarsi reali. Gli occhi saranno puntati soprattutto sui consiglieri di Insieme per Cambiare e sull'ala non renziana del Partito Democratico Faentino. Tutto da decifrare invece il comportamento che decideranno di tenere i consiglieri di MDP, rimasti all'interno della maggioranza e della giunta, nonostante a livello nazionale il partito di sinistra si sia apertamente schierato contro il PD. A febbraio dello scorso anno la maggioranza fu costretta a 9 votazioni e 4 ore di consiglio per riuscire a trovare i voti necessari ad eleggere il nuovo nome imposto dalla dirigenza, mentre a gran voce l'opposizione incalzava la scelta di un nome condiviso sia da maggioranza che da minoranza, un profilo proveniente dalle file di Insieme per Cambiare o dalla Lega Nord. La protesta di 3 franchi tiratori all'interno della maggioranza, rimasti ad oggi anonimi, tenne in scacco il consiglio comunale fin oltre la mezzanotte, quando la protesta rientrò. Non fu una ribellione contro la scelta del consigliere Campodoni, ma contro il metodo utilizzato dalla dirigenza PD per imporre il nuovo presidente del Consiglio, voluto a gran forza dal sindaco Malpezzi. D'altronde, lo stesso Luca De Tollis fu rieletto nel 2015 alla guida del Consiglio Comunale solo con l'aiuto della Lega Nord. Anche in quel caso l'elezione fu problematica. All'interno della maggioranza, alcuni ribelli alla scelta della dirigenza fecero mancare i voti alla prima seduta e l'elezione di De Tollis, da pura formalità, si trasformò in un primo esame per la forza di governo e in un primo segnale diretto al primo cittadino. Tuttavia, in questi mesi, diversi sono stati gli attestati di mancanza di fiducia da parte dell'opposizione nei confronti del Presidente del Consiglio e questa sera Lega Nord, Movimento 5 Stelle e l'altra Faenza e Rinnovare Faenza ne chiederanno ufficialmente la sostituzione. Nonostante la disistima dimostrata in diverse sedute nei confronti del Presidente del Consiglio, la scelta da parte della minoranza è comunque da leggere come una mossa politica, una risoluzione per verificare la reale tenuta degli avversari dopo gli scricchiolii delle ultime settimane. Dal canto suo, la maggioranza sembra volersi presentare compatta alla seduta di questa sera, ma l'assenza anche di un solo consigliere, come avvenuto nel febbraio dello scorso anno, potrebbe creare notevoli problemi al Partito Democratico.